Ed è un Monza che purtroppo non va oltre il pareggio questa sera all'U Power Stadium. Comincio con lo scusarmi per la location alquanto strana rispetto al solito, però mi trovo in vacanza per le vacanze di Pasqua, ma nonostante questo, da tantissimi chilometri di distanza sono riuscito a seguire il Monza, sono riuscito a seguire questo Monza-Brescia terminato proprio pochi istanti fa sul risultato di 1-1, una partita che mette il bastone fra le ruote per questo percorso del Monza, che stava vedendo i ragazzi di Giovanni Stroppa essere veramente padroni del proprio destino, arrivati a tre giornate dalla fine. Ebbene sì, questo stop, questo pareggio non permette più ai biancorossi di avere il destino nelle proprie mani. Una partita, detto questo, che mi è parsa molto ma molto equilibrata. Il pareggio penso sia comunque, al di là di tutto, il risultato più giusto. Partita che viene sbloccata nel secondo tempo, dopo un primo tempo di studio delle due squadre, da José Machin, che tira fuori un'altra delle sue magnifiche davvero perle, scarta tanti giocatori avversari e poi la va a mettere là sotto l'incrocio. Gol veramente ma veramente bello ed importante, che ha di fatto portato il Monza per qualche minuto in vetta alla classifica, visto che appunto con lo scontro diretto con la Cremonese il Monza sarebbe stato primo. Sogni che purtroppo vengono però infranti da Bisoli 10 minuti prima del termine della partita. Evidentemente ci sono stati errori difensivi per quanto riguarda il Monza. Dovrei rivedere meglio l'azione che per l'appunto ha portato al gol delle rondinelle, però fatto sta, non bisogna stare qui a leccarsi certamente le ferite. Da adesso ci sono tre partite che devono essere tre finali, perché come già detto il Monza non ha più in mano il proprio destino. Frosinone, Benevento e Perugia devono essere di fatto tre vittorie, sperando che, e andiamo a vedere proprio la classifica, Lecce e Cremonese, che vediamo Cremonese rispettivamente al primo posto a quota 66 punti, Lecce al secondo a quota 65, nonostante lo stop che ha ricevuto in casa della Regina proprio in questo turno. Monza che invece si ferma purtroppo al terzo posto a quota 54, Brescia che d'altro canto, grazie a questo pareggio strappato negli ultimi minuti, riesce a stare aggrappato alla zona playoff per sperare comunque nel miracolo. Per il Monza non deve certamente arrivare il miracolo, perché è sicuramente più probabile che, se non vadano Lecce o Cremonese, riescano ad andare i biancorossi, ma questo è. Mi hanno raccontato anche di un U Power Stadium questa sera veramente mozzafiato, 7500 spettatori. Mi è dispiaciuto non farne parte, però mi raccomando ragazzi, spingiamo questa squadra in Serie A nelle partite che rimangono. In casa ci sarà la partita contro il Benevento e l'U Power Stadium deve riuscire a spingere questi ragazzi alla vittoria. Detto questo ragazzi, io come sempre vi invito e soprattutto questa sera, dal momento che non ho potuto vedere la partita nello specifico, a farmi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo pareggio. Detto questo, io vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale se siete veri monzesi. Noi come sempre ci rivediamo ad un prossimo video e sempre forza Monza.